Margherita Pedinelli, sindaco del comune di San Costanzo, nonché anche della frazione di Stacciola. Sindaco, anche queste feste fanno un grande turismo. Queste feste davvero sono l'emblema del turismo locale, che si basa sulla bellezza delle nostre zone e soprattutto sull'enogastronomia. E enogastronomia di qualità proprio perché la Sagra della Crescia è arrivata alla sua 32esima edizione e dal 2014 può vantare un primato a livello regionale, e cioè il riconoscimento di prodotto tipico regionale. E questo perché? Perché è una crescia squisita, ma è una crescia che ha anche un procedimento completamente artigianale, che parte ovviamente dall'impasto, che parte dalle fascine che vengono utilizzate per il forno a legna, che parte dalle mani sapienti di tantissimi volontari che impastano completamente a mano, senza l'utilizzo di alcun tipo di macchinario, queste cresce che sono davvero straordinarie. Oltre alle cresce ricordiamo anche le fantastiche crestaiate con farina di grano turco, quindi davvero i prodotti della nostra tradizione culinaria. Ho qua con me tra l'altro il presidente del comitato cittadino di Stacciola, Paolo Gioacchini, perché dovete sapere che questa festa è tutto merito di questi straordinari volontari. Paolo è solo uno, ne rappresenta, ma in realtà ce ne sono tantissimi altri. Pensate, un borgo che conta una popolazione di circa 70 abitanti riesce a radunare oltre 120 volontari per una festa nella quale si arrivano ad impastare 11 quintali di crescia, e vi posso assicurare che è un prodotto straordinario. Non è una pizza, non è una piadina, è una crescia particolarissima che riprende l'antica tradizione della crescia che veniva fatta anticamente nel forno del paese qui a Stacciola. E ancora oggi queste cresce vengono cotte nei 4 forni a legna cittadini con queste particolari fascine di vite che danno alla crescia stessa un profumo davvero straordinario. Avete le postazioni? Ne abbiamo 4 postazioni, di cui il più antico è quello comunale là, sì, che è il forno comunale, che è quello del 1700. L'abbiamo visto. Esatto. E poi ne abbiamo altre 3 per soddisfare le richieste, le numerose richieste dei clienti, diciamo, della tanta. E anche quest'anno, come sempre, è stato un successone. Esatto, sì, poi oggi è il sabato, ma sicuramente la domenica e il lunedì arriverà più gente. In particolare il lunedì voglio ricordare quest'anno che c'è l'occasione, c'è l'annullo filatelico, l'annullo postale. Molto bene. Le poste italiane vengono qua con un ufficio mobile e ci danno la possibilità, ci hanno dato la possibilità di fare un timbro dedicato a noi. Un timbro proprio per la 32esima Sagra della Crescia. Un grande riconoscimento. Esatto, un grande riconoscimento. Quindi chi verrà, abbiamo noi fatto 2 cartoline proprio della Stacciola, inedite, perché le abbiamo fatte noi, fatte stampare noi. Quindi chi vuole lunedì sera le può prendere affrancate o già affrancate, e poi verranno timbrate e possono essere anche quindi spedite da qui, da questo ufficio mobile delle poste.